Orlando Pecchenino, presidente del consorzio del Barolo e del Barbaresco. E dei vini d'Alba. Perfetto. Come sta andando il mercato? Voi avete naturalmente le due denominazioni più importanti del Piemonte, più famose, due denominazioni mito. Come stanno andando da un punto di vista proprio di mercato, presidente? Ma sul, per quanto riguarda il Barolo c'è grande attesa sull'annata che sta arrivando, con appena sul mercato il 2013 c'è grande interesse, sicuramente una ottima annata. Sul Barbaresco parliamo di 2014, probabilmente per quanto riguarda il Barbaresco stiamo parlando ancora di un'ottima annata, perché il 14 ha segnato più difficoltà per quello che riguarda la bassa langa. Gli altri vini sono in grande spolvero, diciamo che i vini piemontesi, nel nostro caso i vini di Langa, stanno avendo un ottimo interesse. Presidente, c'è questo Langhe Nebbiolo che sta crescendo moltissimo. Sì, il Langhe Nebbiolo è una grande riscoperta, perché è un vino che si produce da diversi anni, un disciplinare già non di breve corso, però ha avuto un'attenzione particolare negli ultimi anni. Adesso ci sono veramente dei vini eccellenti, perché c'è grande interesse sul Barolo, grande attenzione, ma di ricaduta c'è anche grande attenzione sul Nebbiolo, ci ha venduto e fatto come Langhe, un prodotto diverso che ha delle finalità e una sua personalità ben specifica, non così complessa come il Barolo, ma decisamente giocata su equilibri più semplici, sulle note più floreali, più fruttate. Anche commercialmente più sfruttabile, Presidente. Commercialmente però è un prodotto che ha delle prospettive di crescita interessanti, ha un prezzo comunque interessante per la tipologia del vino, quindi è una risorsa economica incredibile. I margini di crescita sono ancora a due cifre, probabilmente. L'ultima domanda telegrafica, Presidente: il sogno del cassetto del Presidente del Consorzio del Barolo qual è? Se c'è. Ma io vorrei, onestamente, la Langhe sta vivendo un momento eccellente dal punto di vista economico, di attenzione nazionale e internazionale. Io auspicherei che questo continuasse e andasse a crescere ancora un po' di più, non tantissimo, ma ancora un pochettino di più, sarebbe già una cosa straordinaria. Grande interesse sulla zona da un punto di vista turistico, i vini sono eccellenti, abbiamo una gastronomia con dei ristoranti straordinari. Onestamente non è che dobbiamo pretendere ancora molto di più. Ecco, però, Presidente, mi ha stimolato un'altra domanda: ma il Barolo, il Barbaresco fanno da traino a tutti gli altri vini piemontesi, e c'è l'esigenza di fare un po' più di rete, di sinergia, secondo lei? Il Barolo e il Barbaresco sicuramente fanno da traino su tutti gli altri vini, sono i due vini più importanti che abbiamo in Piemonte. Noi dobbiamo assolutamente pensare che questo può essere una strategia, ma di fatto si sta verificando, perché il Barbera, nonostante che i numeri diminuiscano per ragione del fatto che c'è più interesse sul vitigno Nebbiolo, per cui il Barbera sta perdendo un pochettino di numeri, ma i prezzi sono direi interessantissimi. Ma lo stesso Dolcetto sta crescendo, anche se ha avuto qualche difficoltà negli anni passati. I bianchi sono di grande interesse. Un altro progetto che si sta delineando sono le colline più alte delle Langhe, quindi lo sviluppo, il progetto dell'Alta Langa, visto come bianchi frizzanti o fermi. Quindi ci sono delle ottime prospettive, non solo di crescita, di crescita di immagine, di prestigio, che vanno assolutamente sottolineate. Grazie. Grazie a voi. Grazie, Presidente.